Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del tuo volere divino. E stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal trattato, dal breve trattato sulla Divina Volontà, scritti del volume 12, 14 agosto 1917. Gesù, spiegando a Luisa l'operato che la sua Santissima Umanità fece su questa terra, dice: «Io non facevo altro che darmi in balia della volontà del Padre, sicché se pensavo, pensavo nella mente del Padre, se parlavo, parlavo nella bocca e con la lingua del Padre, se operavo, operavo nelle mani del Padre. Anche il respiro, respiravo in Lui e tutto ciò che facevo andava ordinato come Lui voleva. Sicché potevo dire che la mia vita la svolgevo nel Padre ed io ero il portatore del Padre, perché tutto chiuso nel suo volere e niente facevo da me. Il punto principale era la volontà del Padre, perché non badavo a me stesso né per le offese che mi facevano. Io interrompevo il mio corso, ma sempre più volavo al mio centro. E allora la mia vita naturale finì quando in tutto compì la volontà del Padre. Così tu, figlia mia, se ti darai in balia della mia volontà, non avrai più pensiero di nulla.
Ora, per ubbidire, continua a scrivere Luisa, voglio dire due parole sulla diversità del vivere rassegnati alla divina volontà e il vivere nel divino volere. Non saranno proprio due parole, oggi il testo della meditazione è un pochino più lungo. Primo, vivere rassegnato. Secondo il mio povero parere, significa rassegnarsi in tutto la volontà divina, tanto nelle cose prospere quanto nelle avverse. Guardando in tutte le cose la divina volontà, l'ordine delle disposizioni divine che tiene su tutte le creature, e che neppure un capello può cadere dal nostro capo se il Signore non lo vuole. Mi sembra un buon figlio che va dove vuole il padre, soffre ciò che vuole il padre, ricco o povero gli è indifferente, è contento solo di essere ciò che vuole il padre. Se riceve o chiede ordine di andare da qualche parte, per il disimpegno di qualche affare, lui va solo perché lo ha voluto il padre. Ma mentre dura il tempo, deve prendere ristoro, fermarsi per riposare, prendere il cibo, trattare con persone, quindi deve mettere molto del suo volere, ad onta che va perché lo ha voluto il padre. Ma in tante cose si trova nell'occasione di farne da se stesso. Quindi può stare giorni, mesi, lontano dal padre, senza essergli specificata in tutte le cose la volontà del padre. Sicché a chi vive rassegnato al divin volere è quasi impossibile non usare la sua volontà. Sarà un buon figlio, ma non avrà in tutto i pensieri, le parole, la vita del padre, ritrattato del tutto in lui, perché dovendo andare, ritornare, seguire, trattare con altri, già l'amore resta spezzato, perché solo l'unione continua fa crescere l'amore e mai si spezza, e la corrente della volontà del padre non è in comunicazione continua con la corrente della volontà del figlio, e in quegli intervalli il figlio può abituarsi a fare la propria volontà. Tuttavia, credo che è il primo passo verso la santità. Secondo, vivere nel divin volere. Vorrei le mani del mio Gesù per scrivere ciò. Ah, lui solo potrebbe dire tutto il bello, il buono e il santo del vivere nel divin volere. Io né sono capace, né ho molti concetti nella mente, mi mancano i vocaboli. Mio Gesù, riversati nella mia parola ed io dirò quello che posso. Vivere nel divin volere significa in modo inseparabile non fare nulla da sé, perché innanzi al divino volere l'anima si sente incapace di tutto. Non chiede ordini né riceve, perché si sente incapace di andare da sola e dice: se vuoi che faccia, facciamo insieme, se vuoi che vada, andiamo insieme. Sicché fa tutto ciò che fa il padre. Se il padre pensa, fa i suoi pensieri del padre e non fa un pensiero in più di quelli del padre. Se il padre guarda, se parla, se opera, se cammina, se soffre, se ama, anch'essa guarda ciò che guarda il padre, ripete le parole del padre, opera nelle mani del padre, cammina coi piedi del padre, soffre le stesse pene del padre. Vive non fuori, ma dentro del padre, sicché è il riflesso e il ritratto perfetto del padre. Ciò che non è per chi vive solo rassegnato. Questa figlia è impossibile trovarla senza il padre, né il padre senza di lei. E non solo esternamente, ma tutto il suo interno si vede come intrecciato con l'interno del padre, trasformato, sperduto, tutto, tutto in Dio. Oh, i voli rapidi di questa figlia nel volere divino! Questo volere divino è immenso, in ogni istante circola in tutti, dà vita e ordine a tutto, e l'anima spaziando in questa immensità vola a tutti, eccita tutti, ama tutti. Ma come aiuta ed ama lo stesso Gesù ciò che non può fare chi vive solo rassegnato? Sicché a chi vive nel divino volere gli riesce impossibile fare da sola, da solo. Anzi, sente nausea del suo operato umano, ancorché santo. Perché nel divin volere le cose, anche le più piccole, prendono altro aspetto, acquistano nobiltà, splendore, santità divina, potenza e bellezza divina, si moltiplicano all'infinito. E in un istante l'anima fa tutto, e dopo che ha fatto tutto dice: non ho fatto nulla, ma l'ha fatto Gesù. E questo è tutto il mio contento, che misera qual sono, Gesù mi ha dato l'onore di tenermi nel divino volere, per farmi fare ciò che ha fatto Lui. Sicché il nemico non può molestare questa figlia, se ha fatto bene o male, poco o molto, perché tutto l'ha fatto Gesù e lei insieme con Gesù.
Questa è la più pacifica, non è soggetta ad ansietà, non ama nessuno ed ama tutti, ma divinamente. Si può dire che è la ripetitrice della vita di Gesù, l'organo della sua voce, il palpito del suo cuore, il mare delle sue grazie. In questo solo, credo, consiste la vera santità, afferma ancora Luisa. Tutte le altre cose sono larve, ombre, spettri di santità. Allora, il testo prosegue ulteriormente, approfondendo alcuni aspetti del volere divino, ma lo faremo nella prossima meditazione, Dio piacendo, perché insomma ne abbiamo già moltissimo da meditare. Allora, qui le prime parole sono di Gesù in persona, le altre sono considerazioni evidentemente illuminate di Luisa, che certamente in questo parla per esperienza personale, quindi è oltremodo attendibile. Gesù ha spiegato che la sua santissima umanità in questa terra non faceva altro che darsi in balia della volontà del Padre. Comincia a introdurre ciò che poi Luisa spiega. Se pensavo, pensavo nella mente del Padre. Se parlavo, parlavo nella bocca e con la lingua del Padre. Se operavo, operavo nelle mani del Padre. Sicché potevo dire che la mia vita la svolgevo nel Padre, perché tutto chiuso nel suo volere e niente facevo da me. Vedete, c'è un termine chiave, che è proprio, deve essere abborrito dai figli della Divina Volontà, e che invece purtroppo è molto gettonato, specialmente in questo mondo, che è fare da sé. Fare da sé. Faccio io. Quindi faccio io, penso che qualche buon maestro di spirito, se parlasse con un aspirante figlio del divino volere, gli direbbe: ti proibisco di dire faccio io. Non si può. Non è solo un problema di linguaggio. Il punto mio principale era la volontà del Padre. Quindi questo bisogna assolutamente chiedere la grazia e anche abituarsi. Ecco, ci sono altri termini chiavi, no? Immergersi, fondersi, sperdersi. Ecco, ci sono delle parole ricorrenti, no? Chiave, diciamo, di questo mondo. Sperdersi o perdersi, no? E uno dei punti fondamentali, e ringrazio il Signore che recentemente attraverso dei buoni aiuti mi ha dato la grazia di tornarci a riflettere bene, è la persuasione assoluta in cui dobbiamo esercitarci in continuazione, che quello che accade nella nostra vita tutto è volontà di Dio. E qui ci introduciamo al secondo punto. Il vivere rassegnato alla divina volontà, o il vivere nel divin volere. Luisa premette subito una cosa, d'accordo? Che premette, o meglio conclude, è il primo passo verso la santità. È mia fermissima persuasione, non so se condivisa, insomma, dai grandi maestri della divina volontà, che se non ci si è esercitati un pochettino nel farla la volontà divina, anche in questo modo, quindi anche, diciamo, con, qui fanno eco le parole di Gesù, no? Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamati amici. Io penso che si possono tranquillamente applicare al vivere rassegnati alla divina volontà, o vivere nel divin volere. Con un amico si condivide tutto. Se uno c'ha il dono dell'amicizia vera, l'amicizia consiste nel diventare un cuor solo e un'anima sola. Io rimasi sempre molto impressionato. Ci sono stati grandi santi amici sia tra dello stesso sesso, sia di sesso differente. Per esempio penso sempre a San Gregorio di Nazianzo, era lui, credo sì, e San Basilio Magno. Hanno scritto delle pagine veramente stupende,
C'eravamo in due, ma era un solo cuore e una sola anima. Eravamo regola l'uno per l'altro. Bellissimo, stupendo. Con Gesù, diciamo, si trasferisce. Ma è così. Perché l'amicizia, anche l'amore sponsale, tende all'unione, no? Anche gli sposi. Matrimonio santo. Gesù dice non sono più due ma una sola carne, non una sola carne per l'aspetto, diciamo così, più esteriore e materiale, diciamo, della fusione, no? Ma un grande matrimonio è che veramente non sono due, ma sono una cosa sola. Io qualche coppia che gli ha somigliato un po' a questa cosa l'ho conosciuta, sono rimasto edificato, non dimenticherò mai, ecco, nella parrocchia dove ho mosso i primi passi del ministero. C'era una bella coppietta di 93-90 anni, marchigiani, marchigiani, con 5 figli, in chiesa, al primo banco, mano nella mano, proprio era uno spettacolo edificante. Si vedeva proprio. Quindi tratti di diventare amici, fedeli, intimi. Quando uno è innamorato, ma veramente, ma anche quando uno è un amico, 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 anche se l'amico non ci sta, si è sempre uniti, si sente sempre il bisogno di essere insieme, di condividere, di parlare, di operare. Quindi nel regno del divin volere questa cosa deve partire. Deve partire fondamentalmente con Gesù. Io, questa è un'altra mia fermissimissima persuasione. Sono assolutamente convinto che se parte per ragioni di devozione con la Madonna è esattamente la stessa identica cosa, senza nessunissima differenza. Perché la Divina Maria è proprio lo specchio fedele, la fotocopia di Gesù. Il Divin Volere è presente in lei al 100%, insomma. Ecco, semplicemente in forma assolutamente creaturale, ecco, perché a differenza di Gesù non è il Verbo incarnato, quindi non è unito ipostaticamente a nessuna persona divina, però la volontà di Dio, la divina volontà regna in lei in maniera assoluta. E chi si unisce a lei trova il regno della divina volontà senza nessunissimo dubbio. Ecco, chi ha rassegnato, c'è sempre il principio, che è un pochino un servo, sì, è un figlio, ma è un figlio servo. Quindi che segue degli ordini. Molto bello. Chi è nel divin volere non riceve ordini, non chiede ordini e non li riceve. Si fanno semplicemente le cose insieme, tutte. L'amore non dà ordini. In un matrimonio santo è riuscito. Se uno legge il giorno delle nozze, voi mogli state sottomesse ai vostri mariti, ma non gli fa né caldo né freddo. Tanto il marito gli ordini non glieli dà la moglie, non serve. Quando c'è l'amore non servono gli ordini. Gli ordini servono quando c'è, faccio io. E se te sbagli devo dire no, fermate, fa come te dico io che te stai sbagliando. Ma se non c'è, faccio io, non servono gli ordini. È veramente impressionante. Però, ecco, rassegnarsi al divin volere, come dice Luisa e come stavo accennando, è già grandissima cosa perché non fa quasi nessuno. D'accordo? Perché si impara a prendere da Dio le cose prospere e quelle avverse, guardando in tutta la divina volontà, l'ordine delle disposizioni divine. Cioè chi fa questo crede, per esempio, che neppure un capello può cadere dal nostro capo se il Signore non lo vuole. Quindi c'è questo primo esercizio. Ed è realmente così. Ecco, soltanto che ci sono, ecco, questo, lei usa questa immagine, il padre gli dice: vai a Milano a farmi questa commissione, quello abita a Roma, pia la macchina, si ferma all'autogrill, mangia, pia il caffè, incontra qualcuno, ci parla, ci cosa, quindi ha dei momenti in cui sì, ha sempre l'intenzione fondamentale di fare quello che gli ha ordinato il padre, ma fondamentalmente gestisce la sua vita in maniera il più possibile conforme a quello che il padre vuole. Bisogna sempre, sono sempre
C'è qualcuno che dice che l'ottimo è il nemico del bene, quindi se uno arriva a questo e non riesce ad andare oltre, Dio sia benedetto, perché con questo si va in paradiso, quindi non è che si va all'inferno, quindi è già cosa grande, grandissima, ecco, quindi auspicabilissima, ecco. Però non si vive la felicità sulla terra. Non si vive la felicità sulla terra, non si raggiunge la vera santità, o se uno preferisce gli altri termini tipici, insomma, la santità strepitosa, la santità mai vista, e quel grado di unione con Dio così profondo, anche prescindente, ecco, da manifestazioni e realizzazioni straordinarie, ma che si trova appunto nel divin volere. Ecco, la prima cosa è bandire, come già detto, il fare da sé. Chi è nel divin volere non fa nulla da sé. Gesù nel Vangelo dice: senza di me non potete fare nulla. A differenza di noi, Gesù non parla a vanvera, perché non potete fare nulla, abbiamo già accennato nei giorni scorsi, è vero in maniera assoluta. Cioè, io adesso sto parlando, anche se non lo so, con Gesù. Nelle meditazioni dei giorni scorsi ne abbiamo, credo, parlato. Perché se Gesù non mi mantenesse nell'essere, non mi desse adesso la mia parola, la possibilità di esprimersi in atto, io non parlerei. Questo vale per tutti gli uomini, credenti, non credenti, peccatori più incalliti, tutti. D'accordo? Dio ha sempre, fa sempre l'operazione creante e conservante nell'essere sempre. Quindi, poi Gesù dà a questa espressione una forza ancora più potente. Senza di Dio non poteva fare nulla di buono. E questo già la Chiesa ci insegna che ogni azione che noi facciamo, senza la grazia santificante, fosse anche da un punto di vista oggettivo, lecita o buona, non merita nulla davanti a Dio. Nulla. È semplicemente un atto umano di cui Dio prende atto e per cui ti darà una ricompensa umana, non divina. E comunque anche quell'atto umanamente buono tu non lo compi senza l'aiuto di Dio. Per gli atti, diciamo, soprannaturalmente buoni, che sono gli atti compiuti e che hanno valore davanti a Dio, ci vuole la grazia santificante. Quella grazia santificante si riceve attraverso i sacramenti. Se non ce l'hai, non puoi fare nulla di utile alla salvezza. Quindi è vero in senso assoluto. Nella divina volontà si va ancora oltre. Si va. Cioè, io smetto di voler fare da me, questo produce un atteggiamento, questi sono tutti quanti atteggiamenti molto molto interiori, e ogni volta che leggo questi scritti mi torna sempre in mente Santa Teresa d'Avila, sempre sempre sempre, perché Santa Teresa d'Avila, io ho letto tutte le opere, quando parla della vita mistica non riesce a spiegare bene, d'accordo? Spiega qualcosa e poi dice: questo potrà capirlo perfettamente solo chi ne ha cominciato a fare esperienze, perché non c'è possibilità, capito, di farlo spiegare bene, 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 bene. Una persona che non fa da sé, lui è abbandonato, quindi sta in atto perenne, diciamo così, di ascolto di quello che Gesù, momento per momento, gli pone dinanzi. È una cosa che bisogna cominciare a vivere, è un cambio, e quindi hai visto gli uomini con tutte quante le paturnie che c'hanno in testa, le rigidità mentali, le cose, finisce tutto, finisce. Cioè, perché devi essere completamente vuoto, svuotato, rinnovato. Ecco. E qui le frasi: addirittura l'anima si sente incapace di tutto, non vuole andare più da sola. Quindi vive, anche di questo non abbiamo accennato nei giorni scorsi, l'infanzia spirituale, ma anche questo vedete come nei Vangeli ci stanno tutti quanti i semina: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Ma bambino, 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 il bambino non fa niente, cioè il bambino piccolo. Capito? Il bambino è completamente dipendente. Il bambino non può fare niente da solo, proprio niente.
E quanto più è piccolo, meno da solo può fare. Bambino piccolo, attaccato al seno della madre, la madre lo cambia, la madre lo veste, dice, noi dovremmo diventare un infante. Salmo 130. Come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. I prodromi, i semina, ecco, no? Io so che sono molti sacerdoti, che Dio li benedica, e che svolgono un importantissimo ministero proprio di mostrare come la divina volontà è dentro, evidentemente, la Sacra Scrittura, quindi non si tratta altro che di focalizzare, esplicitare, ma tutte queste cose, è evidente che è già perfettamente contenuta, no? Cosa vuol dire uno che si sente incapace di andare da solo? Io ho sempre la percezione, ho sempre l'impressione, non lo so se è un sogno o se ho visto i filmini, però io nella testa mia mi sembra vero. Io mi ricordo il giorno che ho cominciato a camminare, che stavo con mio padre che mi teneva queste manine così, e a un certo punto mi fa vai, e io mi lascio e comincio a ballare. Io non lo so se l'ho visto nei filmini, perché c'erano i filmini, ma ho la percezione ancestrale di ricordare insomma questo momento. E fino a quel momento tu devi stare completamente attaccato alle mani di papà o di mamma, se no non cammini, perché se cammini da solo te ne vai per terra. Se il padre pensa, fa i suoi pensieri del padre e non fa un pensiero in più di quelli del padre. Se guarda, se parla, se opera, se cammina, se soffre, se ama, eccetera. E trovare senza il Padre, trovare senza Gesù, trovare senza la Divina Volontà, trovare senza Maria, usiamo il termine che più ci fa devozione, ma tanto la sostanza non cambia, è vero non solo esternamente, ma anche internamente. Ecco perché l'altro termine chiave è la fusione, esiste anche l'atto di fusione, no? Come si raggiunge tutto questo? Ecco, dovremmo già sapere, si raggiunge attraverso l'esercizio continuo, l'impegno, lo sforzo dell'attenzione, l'approfondimento della conoscenza, la volontà ferma e risoluta di inoltrarsi in questo divino sentiero senza tornare indietro per nessun motivo. Non tornare indietro per nessun motivo. I voli rapidi di questa figlia nel volere divino, che in un istante circola in tutti, dà vita e ordina a tutto, e l'anima spaziando in questa immensità vola a tutti, eccita tutti, ama tutti, ma come aiuta ed ama lo stesso Gesù. Nausea del suo operato umano, ancorché santo. Questo è un altro punto che volevo. Perché nel divin volere anche le più piccole cose prendono altro aspetto. Acquistano nobiltà, splendore, santità divina, potenza e bellezza divina. Io personalmente questa è una cosa che mi ha sempre molto molto colpito. Che l'operato umano, anche santo, quindi anche tu c'hai santissime intenzioni, compi santissime opere da un punto di vista oggettivo, ma devi sempre verificare se in quel momento Dio ti sta chiedendo questo. Io purtroppo, per la mia esperienza di vita vissuta, capisco molto bene, sono molto sensibile a questo punto, perché mi sembra molto chiaro che in tante circostanze della mia esistenza, io certamente in buona fede, sforzandomi di fare quello che mi appariva come giusto e santo, ma sono certo, adesso col senno di poi, che non stavo facendo la divina volontà. Che a volte chiede delle cose molto molto semplici, capite? Altro passo del Vangelo, no? Gesù degli Apostoli stanchi, venite con me e riposatevi un poco. Adesso è l'estate, no? Molti si stanno riposando. Ecco. È volontà di Dio che uno non si riposi mai, ma
e che lavori come uno stacanovista, anche impegnato in cose tantissime, eccetera, eccetera? Domanda un pochino retorica, no? Per qualcuno forse sì, ma non è che chi si riposa va fuori dalla volontà di Dio necessariamente, perché Gesù ha fatto riposare gli apostoli. Venite in disparte e riposatevi un poco. E riposarsi, se Gesù dice venite in disparte e riposatevi un poco, il riposo è atto di nobiltà, splendore, santità divina, potenza e bellezza divina moltiplicata all'infinito. La via della divina volontà mette anche un pochino in crisi, diciamo così, almeno a me fa questo effetto, non vorrei troppo personalizzare le meditazioni, insomma, ma mi sembrano cose abbastanza riscontrabili. Mette in crisi un po' anche i cliché, chiamiamoli così, gli schemi classici, d'accordo? Predefiniti, ecco. Se vogliamo rigidi, ecco. E te li fa saltare tutti quanti per aria. Nel senso che la santità non dipende da quello che fai e neanche soltanto da come lo fai, che già queste due cose, ma dipende dal fatto se Dio vuole che in quel momento tu faccia quella cosa e la faccia non da te stesso, ma da Lui. Non fare niente da te stesso, facciamo insieme tutto. E se uno arriva in questo, il nemico non può molestare questa figlia. Non ti può fare niente. Non ti può né tentare perché è inutile che si avvicina a chi sta in queste disposizioni perché non c'è nessuna speranza. Certamente Gesù ci ha provato a tentare, cioè, scusate, il demonio ci ha provato a tentare Gesù e la Madonna. Dice ci provasse ancora. Nella mistica città di Dio. Bellissima di Maria da Greta, si vedono sti demoni che stavano tutti quanti in crisi. Dice che appena si avvicinano a quella donna si sentivano respingere lontani. Dice, non ci possiamo fare niente, ma che c'ha questa? Dice, ma no, ma questa non può essere la madre del Messia perché è sposata. Dice, quella era una vergine, questa sta sposata con quel dispe, con quel poveraccio per fare falegname. Insomma, è santo pure quello. Ma dice, ma questa che c'ha? Quindi si possono né avvicinare. E né date il tormento dopo, non ti può accusare, non ti può dire che hai fatto, che non hai fatto, perché è stato fatto tutto insieme a Gesù. Ecco infine le ultime due cose. Oggi è diffusa l'ansia, c'hanno tutti quanti l'ansia. Chi fa la divina, chi entra, chi sta nella divina volontà non è soggetto ad ansietà. Non c'è. Quindi se c'è l'ansia, stiamo ancora lontani. Bellissima questa frase che mi ha molto colpito. Non ama nessuno ed ama tutti, ma divinamente. Io lo interpreto con non ama nessuno, così come ama Gesù, Maria, eccetera, che sono i sommamente amati. Ed ama tutti, nel senso che non è solo, ma divinamente, soprannaturalmente, senza che nulla di umano, non dico sporchi, ma anche macchi, ecco, guasti, impoverisca, ecco, il grande dono dell'amore. Ecco, dobbiamo sempre chiedere che lo Spirito Santo, unitamente all'esperienza che auspichiamo piano piano di poter fare in questo cammino, ci aiuti a supplire a tutto quello, ecco, che la nostra mente può non perfettamente comprendere. Facciamo un minuto di silenzio e concludiamo la meditazione.
O Divina Maria, insieme con te, io desidero seguire tutti gli atti che fece la tua santissima persona nella volontà divina e dove tu giungesti vorrei giungere anch'io, per fare che in tutti i tuoi atti compiuti durante la vita terrena trovi anche i miei. Sicché come la tua intelligenza nella volontà suprema percorse tutte le intelligenze delle creature per dare al Padre Celeste la gloria, l'onore e la riparazione per ciascun pensiero di creatura in modo divino e suggellare con la luce, con la grazia della tua volontà unita alla divina ciascun pensiero di esse, così anch'io desidero percorrere ciascun pensiero dal primo all'ultimo che avrà vita nelle menti umane per ripetere ciò che è stato fatto da te, o celeste nostra mamma, Divina Maria, che mai lasciasti indietro il tuo Gesù, ma sempre corresti insieme con lui. Concedici, Divina Maria, la grazia di poter vivere nel divino volere e ripetere in noi l'ammirabile vicenda della tua vita terrena tutta fusa nella divina volontà. Come a proposito di oggi, che bene impegno un po' di oggi evidentemente ricordare la differenza tra il vivere rassegnati alla divina volontà e il vivere in essa, ecco, tenendo presente forse l'immagine che aiuta, ecco, del viaggio compiuto per la volontà del Padre, quindi con i momenti di vita di volontà umana, e invece l'immersione nella divina volontà che non permette più alla nostra volontà umana di concepire più nemmeno un atto fuori di quella divina. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. O Divina Maria, ottienimi la grazia di vivere nel divin volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il tempio suggero delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divin volere. Questa benedizione nel nome del Padre,
comunichi di imprima nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto, nel nome del Figlio Gesù comunichi di imprima nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza, e nel nome dello Spirito Santo comunichi di imprima nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, ed arricchita e benita di ogni bene e virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da lui create affinché tu le ricevi tutte e benedetti da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.